che acquietano l'animo e ci fanno star bene. Luoghi che hanno la capacità di trasformarsi in dono e accoglierci come un privilegio. Luoghi magici che diventano tali attraverso l'incanto stesso di chi li cerca e li sceglie. Sì, perché un luogo non è mai solo quel luogo, come ci ricorda lo scrittore Antonio Trabucchi. Quel luogo siamo un po' anche noi, in qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati. Sono luoghi che ti festeggiano con sentimenti di bellezza, capaci di accogliere semi di muta ispirazione che la vita nasconde nel tuo cuore, sotto le suole delle tue scarpe, nel rumore stesso dei tuoi passi incerti. Sono luoghi, questi, capaci in autunno di trasformare silenzi in poesie, da liberare poi in primavera, al vento nuovo della vita. Uno di questi luoghi dell'anima è la piazzetta della lettura di Sant'Agata di Puglia. In questa piazzetta, infatti, si dà asilo a chi non ha mai smesso di sognare, a chi continua a navigare senza luna e senza stelle, a chi si è perso nelle pagine di un libro, a chi sta ancora cercandosi in una favola antica, a chi sceglie di specchiarsi nei versi di una poesia, a chi si ritrova tra le rime di un canto nuovo, a chi ascolta ancora il vento in cerca della sua canzone, a chi si commuove nella quiete di un silenzio, a chi asciuga le lacrime agli altri nascondendo le sue, a chi fa della gentilezza la misura delle proprie parole, a chi quelle stesse parole rinnovano l'incanto di un ricordo. Se ti capita di andarci, siediti e acquieta la tua insistente vita. Forse troverai in questo luogo che ti aspetta commossa la tua anima.